Fine giornale del concorso Miss Italia 1947. Un ordine d'arrivo d'eccezione. Prima Bosè, seconda Canale, a ruota Rossi Drago e Lollo Brigida. Lucio Ridenti e gli altri della giuria, Villani della GVM e De Gasperis dell'Eni, debbono fissare con occhio impassibile questo caleidoscopio di forme e di volti. Il duca Visconti affronta coraggiosamente una realtà che convertirebbe alla gioia di vivere il più cocciuto pessimista. Sera, la sfilata si rinnova nei saloni degli alberghi. Della giuria fanno anche parte occhi cinematografici. Miss Italia 1946 trasmette con la sciarpa l'investitura a Miss Italia 1947. La signoria Lucia Bosè di Milano, 16 anni e mezzo e commessa di pasticceria. Come nel passato, ancora oggi la magia si ripete. Le giovani aspiranti Miss continuano oggi come ieri a sfilare, sperare e sognare. È il Connecticut questa volta ad ospitare la bellezza femminile per le semifinali regionali che porteranno poi alla finale per il titolo di Miss Italia USA 2010 e successivamente a quello di Miss Italia nel mondo che si svolgerà a Jesolo in Italia. L'evento è stato possibile realizzarlo anche grazie all'assiduo lavoro profuso dal Comitato Donne della Federazione Siciliana del Connecticut, che ha patrocinato la manifestazione, e del suo presidente Elio Calafiore. Sì, noi sì, della Federazione Siciliana del Connecticut siamo molto orgogliosi, questa è la nostra terza miss che facciamo. Siamo molto orgogliosi di sponsorizzare questo bel evento che ci raccoglie tutti, ci fa vedere le nostre bellezze che abbiamo nel nostro Connecticut. Auguro a tutte le ragazze qui una bella giornata e un buon risultato per la migliore, che vinga la migliore. Presente alla competizione anche lo stato del Massachusetts, con due splendide fanciulle, accompagnate dal presidente della locale federazione dei siciliani, Giovanni Bonomo. Io sono veramente contento di partecipare con questa Miss Italia Mondo con il Connecticut, le ragazze del Connecticut. Tra gli organizzatori anche l'attivissimo Claudio Menesello. Come bene sapete, questo è il terzo anno che noi abbiamo qui questo evento della Miss Italia nel mondo in Connecticut, quale per noi ormai è diventata quasi un'abitudine. È un evento bellissimo dove ospita molta gente del Connecticut e non solo, anche da altri stati. La cosa più bella di quest'anno è che abbiamo qui con noi anche il Massachusetts che partecipa a questo evento, quale per la prima volta sono presenti anche loro per vedere cosa stiamo facendo e cosa facciamo ogni anno per queste belle ragazze dello stato del Connecticut. Ad ospitare le semifinali di Miss Italia del Connecticut, i lussuosi locali di Villa Rosa, di proprietà del signor Giuseppe Geloso. Per me è un grande onore ospitare i giochi di Miss Italia qui nel mondo. E vorrei ringraziare alle regioni siciliane per averli ospitati, a tutti i siciliani nel mondo, perché è una bella grande cosa. E per me ospitarli, sì, è un onore. La gara entra nel vivo. Le giovani aspiranti miss iniziano a sfilare di fronte ai giudici e di fronte alle oltre 300 persone intervenute per l'occasione. 18 sono le bellezze di origine italiana che partecipano alla competizione. Ma dopo le decisioni dei giudici di gara, solo 8 di loro avranno accesso alla finale per il titolo di Miss Italia USA 2010, che si svolgerà a Stamford nel Connecticut. E come in tutti i concorsi di bellezza che si rispettino, non potevano mancare le uscite in costume da bagno e in abito da sera. La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì.
al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi parlare se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. Ad intrattenere il pubblico tra un intermezzo e l'altro, le giovani ballerine della scuola di danza di Maria Adriana Bello Caccamo. I own New England Dance in Cromwell, Connecticut, and my school offers ballet, point, tap, jazz, and hip hop. And the kids from New England Dance are going to be the entertainment for Miss Italia USA. And we're very excited. It's my first year, and I have four of my own girls in the pageant, and we have a large Italian community in Cromwell, Connecticut, in the area, surrounding areas like New Britain, Rocky Hill, Wethersfield, Newington. So I'm excited to offer the entertainment as well as some pageant girls. Pochi minuti prima che venissero annunciati i nomi delle otto finaliste, abbiamo chiesto ad alcune delle ragazze partecipanti quali fossero le emozioni che stavano provando nell'attesa del verdetto della giuria. Nervosa, però molto contenta. I'm very happy and very excited and nervous, but I'm blessed for the opportunity. I feel great, I'm excited, and I'm just happy to have participated and had a great time. I'm really excited to find out the results. I'm so nervous, but whoever makes it, I know they'll deserve it. La stessa domanda l'abbiamo rivolta a uno dei genitori. Oh, I'm very honored, very excited, and very supportive of this event. It's an event that as a community is most important that we culture the children and we foster the initiatives that could preserve our heritage and our appreciation for all those that paved the way for us. E finalmente arriva il verdetto della giuria. Le otto finaliste sono, oltre a Michela Summa e Amy Trombatore, le due ragazze del Massachusetts ammesse di diritto alla finale, Giorda Vollono, Adriana Rizzuto, Lindsay Monarca, Lauren Nicole Miner, Cristina Spinei e Jenna Sagarino. Fra gli ospiti anche l'organizzatrice della finale di Miss Italia USA, Fuxia Nissoli, e Miss Italia Connecticut 2009, Cristina Locurzio. Well, I suggest that she has so much fun during the year doing any functions or anything and just keep a smile on her face and have fun. Augusto Sorriso, membro del CGE, fra i giurati. È stato difficile raggiungere una decisione? Decisione ingrata e difficile, perché avendo 16 ragazze, 18 ragazze bellissime, le due del Massachusetts sarebbero entrate in finale in ogni caso, ma scegliere tra queste 16 è stato un compito ingrato, perché erano veramente tutte belle. Purtroppo dovevamo scegliere solo 6, credo che quelle mie, quelle che ho votato poi alla fine, sono entrate quasi tutte, sono felice per questo, però sono dispiaciutissimo per le altre, perché tutte e 16 avrebbero meritato la finale. In conclusione, quando lo faremo un Mister Italia? Un Mister Italia sarebbe da fare, perché se le ragazze sono belle, anche i nostri giovani italoamericani sono altrettanto, diciamo, prorompenti, diciamo, se perlomeno di idee, di tutto. Però quello che ci dispiace è qualche ragazza, ecco, questo è stato importantissimo, l'ha messo in evidenza, purtroppo quello che bisogna cambiare, specialmente nella mentalità americana, non italoamericana, è lo stereotipo negativo che c'è verso gli italiani d'America. Sono stato felicissimo che 3 o 4 delle 18 ragazze partecipanti hanno messo in evidenza questo punto negativo delle news e dei media e soprattutto dei serial televisivi americani, che non ci rendono sicuramente onore per quello che gli italoamericani fanno negli Stati Uniti.